Continua lo sciopero dei dipendenti del raggruppamento di imprese che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Agrigento è sempre più sommersa dei rifiuti. Gli operai non si sono accontentati della parola dei sindaci e hanno deciso di aspettare l'arrivo del nuovo amministratore unico della società GESA, Teresa Restivo, per chiedere che gli impegni assunti vengano messi a verbale. Soltanto dopo che si sarà adempiuto a tutto questo, essi torneranno al lavoro e rimuoveranno le montagne di spazzatura che si sono accumulate agli angoli delle strade cittadine. Intanto il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, esprime dure parole. È indecente lo stato in cui si trova la mia città, afferma, ed ancora più indecenti sono le ragioni che lo hanno determinato. I responsabili dovranno rendere conto alla legge per questo vile oltraggio che sta subendo Agrigento. Sabato scorso abbiamo profuso il massimo impegno, continua, per pervenire all'elezione del nuovo amministratore unico della GESA G2 e per consentire l'erogazione dell'acconto di 2.000 euro per ciascun lavoratore, ottenendo la disponibilità dei lavoratori al loro ritorno in servizio. Mi accorgo che ancora questa mattina non è ripreso il lavoro e mi chiedo quali siano le reali ragioni del protrarsi di questa ascensione selvaggia. Per quanto tempo deve continuare questo gioco sulla pelle dei cittadini onesti? Credo che l'autorità giudiziaria, conclude Zambuto, debba approfondire anche questo aspetto della vicenda, mentre attendo che i competenti organi dello Stato intervengano immediatamente per attivare quanto previsto dalla legge, dal momento che il protrarsi dall'astensione continua a creare problemi alla tutela della salute dei cittadini e per i connessi motivi di ordine pubblico.